Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitolo 1, 28 febbraio 1899. Per ordine del confessore incomincio a scrivere ciò che passa tra me e Nostro Signore giorno per giorno, anno 1899, mese di febbraio, giorno 28. Confesso la verità, gran ripugnanza io provo. È tanto lo sforzo che devo fare per vincermi che solo il Signore possa avere lo strazio dell'anima mia. Ma, o santa obbedienza, che legame potente tu sei, tu sola potevi vincermi, e superando le mie ripugnanze, come monti insuperabili, mi leghi alla volontà di Dio e del confessore.
Ma te, o Sposo Santo, per quanto è grande il sacrificio, altrettanto ho bisogno di aiuto. Non voglio altro che mi introduciate nelle vostre braccia e mi sosteniate, così, assistita da voi, possa dire la sola verità per la sola gloria vostra e per mia confusione. Stamattina, avendo celebrato la messa e il confessore, ho fatto anche la comunione. La mia mente si trovava in un mare di confusione, per cagione di queste obbedienze che mi vengono date dal confessore, di scrivere tutto ciò che passa nel mio interno. Appena ricevuto Gesù, ho incominciato a dirgli le mie pene, specialmente la mia insufficienza e tante altre cose. Ma Gesù pareva che non si curava del fatto mio e non rispondeva a niente. Mi è venuto un lume nella mente e ho detto: chissà che non sono io stessa la causa che Gesù non si mostra secondo il suo solito. Allora con tutto il cuore gli ho detto: De, mio bene e mio tutto, non mostrarti con me così indifferente. Mi fai spezzare il cuore per il dolore. Se è per lo scritto, venga quel che venga, mi costasse il sacrificio della vita, vi prometto di farlo. Allora Gesù ha cambiato aspetto e tutto benigno mi ha detto: che cosa tu temi? Non ti ho io assistito le altre volte? La mia luce ti circonderà dappertutto e così potrai tu manifestarla. Mentre così diceva, non so come, ho visto il confessore vicino a Gesù e il Signore gli ha detto: vedi, tutto ciò che fai passa nel cielo, perciò vedi la purità con cui devi operare, pensando che tutti i tuoi passi, parole ed opere vengono alla mia presenza. E se sono puri, cioè fatti per me, io ne prendo diletto grandissimo e mi risento a me d'intorno come tanti messaggeri che mi ricordano continuamente di te. Ma se sono per fini bassi e terreni, invece, ne prendo fastidio. E mentre così diceva, pareva che gli prendesse le mani e, sollevandole al cielo, gli diceva: l'occhio sempre in alto, sei del cielo, opera per il cielo. Mentre vedevo il confessore che Gesù così gli diceva, nella mia mente mi pareva che se così si operasse succedeva lo stesso come quando una persona deve sloggiare da una casa per andare ad un'altra. Che fa? Prima manda tutte le robe e tutto ciò che essa tiene e poi se ne va essa. Così noi prima mandiamo le nostre opere a prenderne il posto per noi nel cielo e poi quando giungerà il nostro tempo andremo noi. Oh, che bel corteggio ci faranno! Ora, mentre vedevo il confessore, mi ricordavo che mi aveva detto che dovevo scrivere sulla fede e il modo come il Signore mi aveva parlato su questa virtù. Mentre così pensavo, in un istante il Signore mi ha tirato talmente a sé che mi sono sentita fuori di me stessa nella volta dei cieli, insieme con Gesù, e mi ha detto queste precise parole: la fede è Dio. Queste due parole contenevano una luce immensa che è impossibile spiegarlo, ma come posso lo dirò. Nella parola fede comprendevo che la fede è Dio stesso. Come al corpo il cibo materiale dà vita a ciò che non muoia, così la fede dà vita all'anima. Senza la fede l'anima è morta. La fede vivifica, la fede santifica, la fede spiritualizza l'uomo e gli fa tenere l'occhio all'ente supremo, in modo che niente apprende delle cose di quaggiù, e se le apprende in Dio. Oh, la felicità di un'anima che vive di fede! Il suo volo è sempre verso il cielo. In tutto ciò che le succede, si rimira sempre in Dio. Ed ecco come. Nella tribolazione la fede la solleva in Dio e non se ne affligge, neanche mena lamento, sapendo che non deve formare qui il suo contento, ma nel cielo. Così, se la gioia, la ricchezza, i piaceri la circondano, la fede la solleva in Dio e le fa dire fra sé: oh, quanto sarò più contenta, più ricca nel cielo. Quindi di questi beni terreni ne prende fastidio, li disprezza e se li mette sotto i piedi. A me sembra che ad un'anima che vive di fede succede come una persona che possedesse milioni e milioni di monete ed anche regni interi, ed un'altra che vorrebbe offrirle un centesimo. Ora, che direbbe costei? Ma non l'avrebbe a sdegno, non glielo getterebbe in faccia. Aggiungo, se quel centesimo tra l'altro fosse tutto infangato, come sono le cose terrene, di più, se quel centesimo fosse dato solo in prestito, ora direbbe costei: immense ricchezze io godo e posseggo,
E tu ardisci di offrirmi questo vil centesimo così fangoso e solo per poco tempo? Io credo che ritorcerebbe subito lo sguardo e non accetterebbe il dono. Così fa l'anima che vive di fede riguardo alle cose terrene. Ora andiamo un'altra volta all'idea del cibo. Il corpo prendendo il cibo non solo si sostiene, ma partecipa della sostanza del cibo che si trasforma con lo stesso corpo. Ora così l'anima che vive di fede, ora così l'anima che vive di fede, siccome la fede è Dio stesso, l'anima viene a vivere dello stesso Dio e cibandosi dello stesso Dio viene a partecipare della sostanza di Dio. E partecipando avviene ad assomigliarsi a lui e a trasformarsi con lo stesso Dio. Quindi avviene all'anima che vive di fede che santo è Dio e santa è l'anima, potente è Dio, potente è l'anima, sapiente, forte e giusto è Dio, sapiente, forte e giusto è l'anima. E così di tutti gli attributi di Dio. Insomma, l'anima diviene un piccolo Dio. O la beatitudine di quest'anima sulla terra per essere poi più beata nel cielo. Compresi ancora che non altro significano quelle parole che il Signore dice alle sue anime dirette, cioè ti sposerò nella fede. Che il Signore in questo mistico sposalizio viene a dotare le anime delle sue stesse virtù. Mi sembra come due sposi che unendo le loro proprietà insieme non si discerne più la roba dell'uno e dell'altra e ambedue si rendono padroni. Ma nel fatto nostro l'anima è povera, tutto il bene è da parte del Signore che la rende partecipe delle sue sostanze. Vita dell'anima è Dio, la fede è Dio, e l'anima, possedendo la fede, viene ad innestare in sé tutte le altre virtù, di modo che essa se ne sta come re nel cuore e le altre se ne stanno d'intorno come suddite, servendo alla fede, sicché le stesse virtù, senza la fede, sono virtù che non hanno vita. Ci fermiamo qui per oggi, perché il capitolo è ancora lungo. Ecco, più avanti Luisa continua a parlare in altri modi della fede, in particolare anzitutto come Dio la comunica all'uomo, ma è bene fare un'altra meditazione perché altrimenti la lettura ci prende tutto il tempo dedicabile alla meditazione e sappiamo non essere cosa opportuna che questo accada. Allora, abbiamo tre sezioni, diciamo così, tre momenti in cui riflettere in questa meditazione. Il primo, abbiamo visto da questo momento cominciano le datazioni di tutti quanti gli scritti di Luisa, quindi a cominciare da qui che sono il 28 febbraio del 1899, mentre nel primo volume non abbiamo le date perché non sappiamo esattamente a quando si riferivano, certamente prima di questo periodo. E Luisa certamente non aveva memoria del momento preciso in cui accaddero le cose su cui abbiamo meditato precedentemente. La prima cosa importante è il valore dell'obbedienza. Comincia dicendo: santa obbedienza, che legame potente tu sei. Allora, sapete, l'obbedienza stretta, così come la direzione spirituale in senso stretto, è bene chiarire questa cosa anche nella meditazione, non è, come dire, non è per tutti, si capisca bene quello che sto dicendo, nel senso che l'obbedienza stretta ha senso o per le anime che percorrono vie straordinarie, che devono assolutamente in questo caso essere regolate dall'obbedienza, oppure per anime che veramente tendano alla perfezione e quindi, tendendo veramente e sinceramente alla perfezione, hanno bisogno di direzione spirituale in senso stretto. Perché la direzione spirituale in senso stretto diciamo, non dico necessaria, ma quanto mai opportuna, solo in due circostanze. Persona che veramente voglia farsi santa, ma non per scherzo, non per una, come dire, desiderio passeggero di un momento, ma che veramente intende investire la vita nella santità e quindi voglia essere istruita e guidata e condotta per usare tutti i mezzi di perfezione, per essere regolata in varie dimensioni della sua vita di perfezione.
Oppure la direzione spirituale serve quando si deve discernere sullo stato di vita. La persona non sa se è chiamata al matrimonio, a consacrare la vita a Dio, e se non sa se consacrare la vita a Dio in un istituto religioso, di vita attiva, di vita contemplativa, se consacrarsi nel mondo, non sa tutte tante queste cose. Questi sono i due ambiti in cui è strettamente necessario. Fuori di questi ambiti non lo è. Ecco, è diverso quando si parla con un sacerdote, magari anche usando la confessione per chiedere qualche consiglio, questo è un'altra cosa, è chiaro che i sacerdoti sono sempre molto molto disponibili, no? Ma la direzione spirituale in senso stretto è necessaria in questi due casi, e chiaramente quando c'è deve essere fatta bene, perché se il confessore ti dice per obbedienza scrivi, tu per obbedienza scrivi, punto e basta. Nonostante tutte quante le ripugnanze che Luisa stessa manifesta, che questa è una costante, insomma, nelle vite dei santi, perché quando un'esperienza soprannaturale è autentica, uno dei segni certi della sua autenticità è la profonda umiltà in cui viene a ritrovarsi, insomma, la persona che riceve questi doni dal cielo, che se ne sente assolutamente indegno, ma non è un manierismo, diciamo un atteggiamento caricato, d'accordo, oppure artificioso. Certo, sto dinanzi a queste cose, devo per forza dire che ne sono indegno. No, cioè c'è proprio un profondissimo senso, e quindi evidentemente una ripugnanza a rendere pubbliche queste cose, non soltanto perché potrebbero non essere credute, d'accordo, ma anche perché in qualche modo non è coinvolto, no? Quindi abbiamo sentito anche le espressioni che Gesù rivolge nei confronti di Luisa, sono insomma abbastanza forti, no? Quindi immaginate una persona che renda pubblico questo, tutti sanno che Gesù gli ha parlato in quel modo, no? Quindi è una cosa che costa fatica, che è chiaro che deve essere fatta per la gloria di Dio, ma sarebbe anche un disordine se venisse fatta senza obbedienza, come noi possiamo capire, sempre che una persona ostenta oppure rivela o svela delle cose che sarebbe inopportuno, no? Ecco, quindi questo perché comprendiamo anche l'ordine dell'agire divino. Seconda cosa è quella esortazione che Luisa vede fare dal Signore al confessore: vedi la purità con cui devi operare, pensando che tutti i tuoi passi, parole ed opere vengono alla mia presenza. Noi questi non, queste cose spesso e volentieri non ci pensiamo, no? Ma vivere nella divina volontà per certi aspetti non è altro che uno sforzarsi più e meglio in quell'esercizio già noto all'ascetica tradizionale, che è il vivere alla presenza di Dio, che è quello di cui Gesù qui sta parlando. Cioè, la familiarità con il divin volere comporta una familiarità con Gesù, o con Maria, o con tutti e due, quel che ci pare, H24. Cioè, anche Luisa ha avuto le sue esperienze straordinarie, no? Però la cosa straordinaria della vita di Luisa non è solo quello che viveva quando Gesù si faceva vedere, ma era il fatto che lei, da un certo punto in poi, 24 ore al giorno, non stava facendo altro che gli atti nella divina volontà, in continuazione, quindi non quello che viveva in diretta a contatto soprannaturale con Gesù, ma quello che viveva in differita, cioè quando non c'era la percezione sensibile di Gesù, ma, e qui ci introduciamo già al discorso della fede, viveva ininterrottamente in comunione con Gesù e facendo quello che faceva Gesù. Qui c'è già un punto di meditazione, no? Per capire a che punto stiamo, cioè durante la giornata, cioè io ho questa percezione, cioè è un fatto interiore, no? Quindi rinnovo questa mia percezione che mi stanno guardando Gesù e Maria, stanno vedendo quello che sto facendo. Quindi mi capita un problema, una qualunque piccola stupidaggine, no? Mi rivolgo al volo mentalmente a loro, dicendo: Gesù, Maria mia, che gli dico a questa persona, che faccio in questa situazione? Qual è il tuo volere adesso? Ecco, quindi si deve determinare una situazione di questo genere, no? Perché la vita nella divina volontà è, come dire, veramente fusione ininterrotta H24, anche di notte,
perché sappiamo che di notte prima di andare a dormire è qualcosa quanto mai opportuna, rinnovare la fusione con la Divina Volontà e soprattutto dire al Signore, nella Divina Volontà, fondere il palpito del nostro cuore, il nostro respiro, perché continuino ad amare Gesù e Maria mentre noi stiamo in stato cosciente. O raccomandare ai nostri angeli, il nostro angelo custode, che continui ad amare Gesù e Maria mentre noi stiamo in stato di riposo, no? Quindi, cioè, la vita non è la Divina Volontà, è vita di paradiso, è vita divina. Quindi non è un affacciarsi ogni tanto, va bene, dico le lodi, mi metto a pensare al Signore, poi chiudo il breviario, vabbè, e buonanotte, adesso cominciamo a farci gli affari nostri. No, è vero che ci sono dei momenti particolari dedicati alla preghiera, ma è un, capite, è uno stato ininterrotto. Stato ininterrotto a cui ci si abitua gradualmente. Ecco, se uno ancora non ce l'ha, e l'esercizio della presenza di Dio è un'ottima abitudine, perché questo non viene automaticamente. Ecco, sappiamo, ecco, che una delle caratteristiche per entrare nel regno del Divino Volere è l'impegno dell'attenzione, lo sforzo dell'attenzione, no? L'occhio sempre in alto, sei del cielo, opera per il cielo. Questo l'ha detto Gesù, vabbè, un sacerdote, questa è la frase che si deve dire a qualunque sacerdote, no? Ma adesso, a prescindere dal ministero sacro di un sacerdote, che in quanto sacerdote è questo, è evidente che se una persona, ecco, aspira alla santità o aspira al regno della Divina Volontà, può e deve sentire rivolte a sé queste parole: l'occhio sempre in alto, sei del cielo, opera per il cielo. Ecco, e qui poi passiamo alla terza ed ultima parte. Luisa comincia a raccontare in maniera veramente divina, anche perché parla di precise parole dette da Gesù: la fede è Dio. Noi sappiamo che nel corso della storia, ahimè, ecco, anche in ambito protestante, non parleremo di queste cose, ci sono state delle, come sempre, delle distorsioni e delle aberrazioni circa la fede che hanno comportato a marasmi infiniti. E non parliamo di queste cose, ovviamente. Però la fede a Dio è un'espressione veramente importante da ricordare. Daremo sicuramente anche il titolo di questa meditazione da questa espressione: la fede è Dio. E fa alcuni esempi. Il corpo, o il cibo materiale in relazione al corpo, cioè San Paolo scrive nelle sue lettere: il giusto vive di fede. Cosa significa vive? Vive di fede, così come noi viviamo delle cose che mangiamo. Quindi è chiaro che, pensiamo per esempio, stare, cioè, se noi ci pensiamo, tutto quello che c'è, cioè, per esempio, l'esercizio della Divina Presenza è un atto di fede. Io non lo vedo Dio che mi vede, ma ci credo che Dio mi vede, d'accordo? Fare un atto nella Divina Volontà, dire viene Divina Volontà nel mio parlare, è un atto di fede, d'accordo? Perché io la Divina Volontà non l'ho mai vista, d'accordo? E non ho nessuna reazione sensibile a questa mia espressione. Il giorno del mese di novembre andare al cimitero a fare una visita e portare un lumino e fare un eterno riposo è un atto di fede multiplo, d'accordo? Perché credo, uno, che le anime sono nel purgatorio; due, che esistono i suffragi; tre, credo anche che la Chiesa ha il potere di concedere le indulgenze, per cui se mi dici che i primi 8 giorni del mese di novembre, se visito il cimitero e dico un eterno riposo, lucro un'indulgenza plenaria per un defunto, ci credo e ci vado. Quindi tutti quei, capite? Quindi il giusto vive di fede vuol dire che spiega che tutto ciò che le succede si rimira sempre in Dio. Attenzione, tutto. Un passaggio fondamentale per entrare nel regno della Divina Volontà, ecco, sapete, è questa lunga serie di meditazioni, perché se Dio vuole abbraccia i primi 10 volumi. Ecco, si intitola come titolo globale: come ci si prepara a vivere nel regno della Divina Volontà. Perché l'ingresso in questo mondo non è estemporaneo, cioè uno legge 4 cose e è arrivato. Cioè, Gesù ha preparato Luisa per anni a questo qui.
Ripetiamo, 46 anni c'aveva Luisa quando è entrato in questo mondo e attenzione, 40 dei quali trascorsi in formazione, insomma, no? Quindi speriamo che i nostri tempi siano un pochino abbreviati, però sicuramente non è una cosa dall'oggi al domani. Ma una caratteristica fondamentale del regno della volontà è che tutto quello che mi sta intorno, tutto. Ma tutto, proprio tutto, tutto, compreso che esco e piove anziché c'è il sole, d'accordo? In questo momento è divina volontà. Cioè, attenzione, il problema è questo qui, che tutto quello che accade è divina volontà. Il problema è che sono io che devo considerarla tale. E come faccio a considerarla tale? Con la fede. Ecco perché la fede è Dio. In tutto ciò che le succede si rimane sempre in Dio. Sto soffrendo? Ah, che problema c'è? Mi innalzo attraverso la fede, guardo la sofferenza come croce e non me ne affliggo, ma neanche faccio un minimo lamento. La offro, finito, sapendo che questa diventa la mia corona per il cielo e sapendo che la mia gioia non è posta nelle cose terrene, che tutto vada bene. D'accordo? Ma che Gesù sia contento di me, la Madonna sia contenta di me, ed è contento di me se faccio quello che vuole. Il Signore mi concede le ricchezze, mi concede qualche piacere, lecito, d'accordo? Che non c'è niente di male a viverlo. Mi concede una gioia, come dire, non la gioia interiore, ma la gioia che deriva dalle circostanze esteriori in un certo momento favorevoli, prospere. Benissimo. Le prendo e le ringraziamo il Signore, ma assolutamente il cuore sta altrove. La fede le fa dire fra sé, ma quanto sarò più contenta e più ricca nel cielo. Quindi, qualora le ricchezze diminuissero, qualora la gioia si trasformasse in pianto, qualora i piaceri finissero e arrivassero le tribolazioni, non c'è la tragedia, lo scossone, capite? La vita degli uomini, io da sacerdote la vedo veramente tante volte, ed è uno spettacolo triste, come delle banderuole, capito? Come, oppure avete visto quelle pale eoliche, se sta il vento girano, se il vento gira in senso contrario girano dall'altra parte, quindi non c'è un controllo della situazione, ma c'è un essere in balia delle circostanze esteriori. Ma questo è, cioè, capite? Non è vita umana questa qui. O meglio, vita umana quando si vive soltanto nella umana volontà, capite? Quindi i beni terreni li disprezza, se li mette sotto i piedi. E questo perché? Perché chi ha conosciuto questo, il mondo divino, bellissimo esempio, è come un miliardario, ma sapete che si chiama un miliardario? C'è cioè uno che non sa proprio dove mettersi i soldi, d'accordo? Ma non è che il senso qua, ma non è che è miliardario uno che ha 200.000 euro in banca, quello è morto di fame, d'accordo? Miliardario, miliardi, miliardi, cioè non sai che farci, d'accordo? Te vuoi mettere i tatuaggi, te vuoi tatuare dalla punta del piede fino alla testa, cioè che tutte le vacanze del mondo, cioè tu facessi tutto quello che ti pare, non sai come spendere in tutta la vita. Questo è miliardario, proprio quello proprio il senso stretto. Non sapresti come fare, non ci sono limiti. E questo è la persona che vive di fede. E chi è quello là che gli viene a proporre un centesimo sporco? E che tra l'altro è pure preso in prestito e deve restituirlo, è l'immagine di qualunque cosa terrena, che non vale niente in confronto a quello celesti. È sporca perché è inquinata dal fango di mille miserie e dura poco perché arriva solo la morte. E che ce faccio io? Capite? Cioè non ce ne sta neanche da parlare, non c'è. Ecco, altra immagine molto bella, ritorna con la fede. Quanto più una persona vive di fede, bellissima, l'immagine del cibo, attenzione, noi prendiamo il cibo perché il cibo diventi noi, no? Il cibo noi lo manduchiamo, lo assimiliamo, quel cibo diventa me, cioè diventa mie cellule, diventa energia. Se uno mangia troppo diventa grasso, capite? Comunque diventa me. Allora, bellissima questa immagine, dice chi vive di fede, che succede? Che diventa Dio. Cioè, Dio è santo e diventi santo. Dio è potente e diventi potente. Dio è sapiente e forte e diventi sapiente solo se vivi di fede. Insomma, l'anima di Dio è un piccolo Dio.
E a partire da questa fede si vive la dimensione sponsale dell'amore con Gesù o con Maria, che ha, lo ripetiamo, una forma ordinaria, perché l'immagine del rapporto tra Dio e il suo popolo in termini nuziali è biblica. Isaia, Osea, già dall'Antico Testamento, il Cantico dei Cantici, cioè ti sposerò, ti farò mia sposa per sempre nella fedeltà e nell'amore, d'accordo? E chi sono due sposi? Due sposi sono due persone che si uniscono e che non hanno più mio e tuo, d'accordo? È tutto quanto comune, è tutto quanto insieme. È chiaro che nel nostro sposalizio con Dio, Dio non ci guadagna niente, d'accordo? Sappiamo le nostre miserie. Ecco, e noi ci prendiamo tutto da lui. Cioè, si prende le nostre miserie, Dio una cosa, ecco, desidera tanto, la nostra volontà e il nostro amore. Questo sì, questo secondo il nostro modo di pensare, pur essendo noi polvere, è qualcosa che sembra essere caro a Gesù e Maria. Quindi la nostra volontà e il nostro amore, sì, ma per il resto non c'ha niente da prendere, nostro Signore, veramente zero, d'accordo? E noi ci abbiamo tutto da prendere però da lui. E quindi capiamo come la fede, ecco perché la fede è la prima virtù teologale, non è la più grande, ma è la prima perché è la porta di tutte. L'anima possedendo la fede viene ad innestare in sé tutte le altre virtù, di modo che se ne sta come re nel cuore e le altre come suddite, perché senza la fede nessuna virtù può avere vita. Ecco perché il discorso sulla fede anche da San Paolo è fatto in questi termini così. E forti, ecco, e tali purtroppo da poter essere stati travisati da spiriti che, essendo mossi da non buone intenzioni, hanno voluto far dire all'apostolo ciò che l'apostolo non diceva. Ecco, perché capite, anche la frase la fede è Dio, l'abbiamo meditata, Gesù l'ha spiegata e va interpretata, quindi perché è una frase, come dire, emblematica. Apodittica, ecco, secca, a cui gli si possono dare potenzialmente molteplici valenze. E quindi è sempre importante, ecco, invocare lo Spirito Santo perché possiamo essere guidati nella retta comprensione delle cose di Dio e soprattutto tenere sempre presente la grande regola, ecco, che le cose misteriose vanno lette, interpretate e sentite con la Chiesa, con i santi, con la tradizione, con la T maiuscola, cioè come sono state sempre vissute dentro la Chiesa, mai pensando, ecco, di metterci a fare i maestri dei giganti. Che il Signore ci conceda davvero di vivere di fede. O Divina Maria, San Luigi Maria Monforte, quando parla della tua fede, non trova le parole per descriverle. Una fede viva, forte, coraggiosa, e una delle virtù che traspare chiarissimamente anche da quel poco, ecco, che Dio ha voluto pubblicamente rivelare di te e che conosciamo dai Vangeli e dalla rivelazione. È quasi retorico, insomma, no? O pletorico, meglio ancora, riferirci alla scena incantevole dell'Annunciazione, che è quella che ha visto pronunciarti il Fiat redimente, Fiat Michi, che è stato però uno straordinario atto di fede multiplo, no? Molteplice, fede nel fatto che Dio ti aveva eletta, fede nel fatto che ti stava davanti era un angelo, e un angelo buono, e non eri ingannata, no? Fede nel fatto che Dio poteva realizzare un miracolo,
concezione virginale, fede nel fatto che Dio ti avrebbe dato la grazia di adempiere una missione così grande, fede nel fatto che Dio ti avrebbe dato la forza per sostenere la missione di corredentrice, eccetera. Ecco, la tua vita è stata ininterrottamente un atto, mi vorrebbe da dire un atto unico, di fede variamente, ecco, esercitata e multiformemente vissuta. E tu chiedi la fede ai tuoi figli sotto tanti punti di vista e sai la forza trasformante di questa straordinaria virtù. C'è una preghiera che dice proprio nella coroncina: rendici partecipi della tua stessa fede. Questo sarebbe quanto di più bello si possa avere dal Signore, e noi umilmente, ecco, ma fiduciosamente ti chiediamo questa grande grazia. Facci dono di vivere della tua stessa fede. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.